Ci troviamo lungo il settore meridionale della faglia del Monte Vettore e quello che abbiamo rilevato è questo gradino di 20 cm lungo la prosecuzione della faglia del Monte Vettore. Quello che pensiamo che possa in qualche modo essere successo, ovviamente è ancora un'ipotesi, ovviamente ci stiamo lavorando, che questo gradino possa essere in qualche modo l'espressione del terremoto, quindi della rottura in profondità. Se noi pensiamo alla superficie dove ci troviamo adesso, questa la mano rappresenta la mia superficie, poi dovete pensare che il piano di faglia, che è questo piano liscio, interseca la superficie terrestre. L'ipocentro, quindi dove si è inugliato il terremoto, dove si è rotta la roccia, avviene a una certa profondità. L'epicentro è la proiezione dell'ipocentro sulla superficie. Quando arriva il terremoto, il settore, appunto, in questo caso della probabile della piana di Castelluccio, è sceso lungo il piano di faglia e ha creato questo gradino di 20 cm. La magnitudo di un terremoto è funzione della lunghezza della faglia, quindi capire quanto sono lunghe le faglie ci può far avere una stima di quello che può essere il terremoto di intensità massima possibile per una data faglia. Quindi se fino a ieri si poteva stimare una magnitudo massima di 5.6 su base storica per questa zona, adesso abbiamo avuto un terremoto di magnitudo 6. Gli studi che stiamo conducendo vogliono proprio cercare di capire se questa è la massima magnitudo attesa per questa faglia o potrebbe essere ancora maggiore in un futuro che può essere prossimo o molto lontano nel tempo. Una volta stimate e trovati queste dimensioni di queste faglie, si può attivare tutta una serie di progettazione per cercare di rendere il più possibile sicure le abitazioni e costruirle in modo tale da resistere alla potenza massima attesa per questa zona. Come si può vedere sul piano in roccia, si intravedono, vedete queste strisce in questo senso? Le vedete qui? Queste sono l'effetto dell'attrito della roccia sulla roccia, quando questa roccia era più in profondità, che è stata esposta a seguito di centinaia di terremoti, e questo può l'effetto dell'attrito della roccia sulla roccia che ha graffiato la roccia e ci dà l'indicazione su come si muove questa faglia, sulla base delle conoscenze che noi abbiamo oggi, diciamo, sulla tettonica attiva dell'area, che questa faglia è una faglia che si muove da un milione e mezzo di anni almeno.